Buongiorno amici, benvenuti a un nuovo video. Oggi abbiamo deciso di fare un video un po' diverso. Siccome l'Elena negli ultimi giorni non è stata benissimo, oggi abbiamo deciso di fare questo video perché sta un po' meglio ed è pronta per rispondere alle vostre domande che ci avete fatto su Instagram. Però, tanto vi salutiamo. Ciao! E vi ringraziamo per tutto quello che state facendo per noi. Lei sta guardando Oreo perché c'è anche Oreo qua. Ciao Ore! Sì, ci fa compagnia Oreo. Partiamo con le domande? Dai. Ok, partiamo con la prima domanda. Partiamo dal presupposto che a Lena piace il limone. La Camilla ci sta chiedendo, intanto salutiamo, su cosa non sta bene il limone, Elena? Sono stracchino e sono mozzarella. Però è vero che tu lo metteresti anche sullo stracchino? Però l'hai assaggiato, Buono. non è buono. Quindi stracchino e mozzarella, no limone. Ok. Elisabetta ti chiede: che materia ti piace a scuola? Scienze e storia. Storia? C'è qualche lingua straniera che ti piace? No. Ok. La Maddi, che salutiamo, ti sta chiedendo cosa vorresti fare da grande? Cosa ti piace a te fare? Mi piace. Beh, un po' più forte perché non ti sentono. A me piace cucinare. Cucinare. E quindi vorresti fare La cuoca. la cuoca. Bel mestiere, vero? Ok, c'è la Valeria che ti sta chiedendo, che intanto salutiamo. Ciao Valeria, qual è la tua cantante o il cantante preferito? Vediamo un po'. I maschi, qual è che ti piacciono? Battisti, Battisti? Irama, Rama? C'è qualche donna che ti piace? Arisa. Arisa? Eh sì, c'hai ragione, canta molto bene. C'è la Cerminara che ti sta chiedendo come stai? Bene. Bene, bene. Sei una ragazza meravigliosa. Cosa dobbiamo dire? Grazie. Grazie. Poi, Elena, Fabiola ti sta chiedendo qual è il tuo piatto preferito? Mi salutate. Ciao Fabiola, salutala. Dillo, ciao. Ciao. No, oh, hai una bella voce, eh? Ok, qual è il tuo piatto preferito? Quello che ti piace più di tutti? La focaccia. La focaccia. Mamma mia, ma ti piace più quella che ti fa la mamma o quella del panificio? Quella della mamma. Sei sicura? Sei sicura, sicura, sicura? Ah, oh, è un onore per me. Grazie, amore mio. Posso darti un bacio? Ok, vediamo un po'. C'è la Betta che ti sta chiedendo: hai scelto tu il nome Oreo per il gattino? Chi è stato? Dani. Dani. Anche perché il gattino è Dani. tendenzialmente di Dani, poi è diventato di tutti, però è stato Dani che lo ha voluto. Ok, ho preso un po' io il telefono, adesso guardate un po' quante domande. Questa è solo una piccolissima parte. Ok, Elena, se potessi esprimere tre desideri, quali sarebbero? Da Alessia, che salutiamo. Ciao Alessia. Allora, primo. Desiderio numero uno. Ok. Due. Poi a conoscere le principesse Quale principesse? Rapunzel, Elsa e Anna. Boh, hai ragione. E il terzo? Il mio terzo desiderio è avere tante amiche. Bello. Hai ragione, ma sai che ci sono tante persone che ti vogliono bene? Tante, Sì. tante, tante. Ok. Partiamo con l'altra domanda. Qual è il film Disney preferito? Un abbraccio da Noemi. Pocahontas. Bello, mi piace anche a me tanto. A me è piaciuto molto anche Mulan. Non tanto, ho visto. È Tanto. inquietante, hai ragione. Ok, Elena, qual è il tuo gioco preferito? Romina. Forza 4. Forza 4? Bello! Invece quel gioco che abbiamo giocato insieme che ti è piaciuto tanto, come si chiama? No. Shanghai. Shanghai, e poi?
Poi abbiamo giocato a caduta libera. Ah, bello, caduta libera, mi piace tantissimo anche a me, sai? Ah, direi basta. Puoi scegliere degli altri? Dimmi. Io so un gioco che ti piace tanto, lo so. Ah sì, indovina chi. Bravissima, lo so che ti piace, perché sei sempre lì che mi dice, mamma, giochiamo indovina chi, vero? Allora, prossima domanda. Qual è il rapporto, cioè che rapporto hai con i tuoi fratelli? Qualche volta li picchio. Diciamo che li sistemi un po', eh? Però con Daniele che tipo di rapporto hai? Quando mi deve rubare il Ah, ti telefono. ruba il telefono, ok? E quindi ti arrabbi. Poi? Poi con Luca no, non mi arrabbio perché. Perché? Perché li voglio bene. Daniel non vuoi bene? Anche. Ah, anche, lo so, però Daniel è un po' più grande, quindi magari ti dà più fastidio a volte. Però io so quanto vuoi bene a Anche Daniele. a Luca. Anche a Luca. Diciamo che vi volete bene tutti. Sì. Bello. C'è la Steffi, che salutiamo. Ciao Steffi. Ciao Steffi. Ti sta chiedendo. Ciao Elena, ho visto che ti piace pitturarti le unghie. Qual è il tuo colore preferito e qual è la canzone che ti piace di più? A me piace soprattutto il rosso. Poi la Bello. canzone che mi piace di più sono I Giardini di Marzo. I Giardini di Marzo? Ma sai di chi è quella canzone, te la I ricordi? Battisti. Battisti. Bella, anche a me piace, devo essere sincera. Ma hai ragione, il rosso invece per le unghie è un classico, bello. Ma ti ricordi quel colore che volevi mettere dalla zia l'altra volta? Il giallo. Giallo. Giallo sulle unghie, però è bello, eh? Hai ragione. Gaia ci sta chiedendo perché non fate un CD dove canti? Perché Elena, hai una bella voce, te lo dicono in tanti. Ci piacerebbe, però secondo me non è una cosa così semplice da fare. Non sapremo neanche da dove iniziare, quindi sì, secondo me è una cosa molto bella che potrebbe aiutare, come dici te, anche la raccolta fondi. Grazie Gaia, grazie davvero. Salutiamo? Ciao Gaia. Ok, hai un'amica del cuore, come si chiama? Alessandra, te lo sta chiedendo. Quando pensi all'amica? Arianna. Arianna. Sì, me la ricordo bene. Qua c'è scritto da Veronica. Ciao Elena, vai, leggi tu. Ciao Elena, volevo dirti che hai una bellissima voce. Mi piacerebbe ascoltarti di più. Sarebbe bello, e diciamo che è un po' un problema riuscire a fare i video qua su YouTube con le canzoni cantate da lei, perché ci vorrebbe una musica sottofondo per il copyright, è un po' un problema. Non sappiamo come fare per riuscire a farla cantare senza essere poi bloccati o avere dei problemi con YouTube. Sarebbe bello, mi piacerebbe proprio avere un appuntamento settimanale fisso con una canzone cantata da lei, perché uno, le piace. Due, siete in tanti a dirmi che vorreste ascoltare le sue canzoni, ma non so come fare, quindi se avete delle idee potete scriverlo nei commenti, noi accettiamo assolutamente ogni consiglio. Ok, passiamo alla prossima. Il tuo colore preferito? Maria te lo sta chiedendo. Il viola. Il viola. Ok. Poi. Allora, il tuo cibo preferito l'abbiamo detto che è la Caccia. focaccia. Lu Vicentelli ti sta chiedendo, quali sono le tue passioni più grandi? Allora, iniziamo dalla prima. La musica, La musica. il canto Bello. e disegnare. Disegnare. Ma c'è qualche strumento che ti piacerebbe suonare? Il pianoforte. Pianoforte, lo so. Allora, vi dovevamo dire che la Elena qualche anno fa, Andavo al Carlo Felice. ok, a cosa facevi? Suonavo pianoforte. Ok, e a casa abbiamo una pianola e ci piacerebbe un giorno riprendere. Appena la Elena sarà un po' più in forma, appena questo periodo sarà un po' finito, ci piacerebbe davvero che lei riprendesse le lezioni di pianola. Vedrai che ce la faremo.
La leggi tu questa, da Martina? Vai. Elena, ti piacerebbe incontrare tutte le persone che ti seguono e che e tengono a te? Ti piacerebbe incontrare tutte quelle persone che ci seguono? Sì. Da 1 a 100 quanto ti piacerebbe? 1100. 1100, quindi direi che tanto. Sì, ci piacerebbe incontrarvi tanto. Speriamo di riuscire a fare un giorno, vero? Vi assicuro che le domande sono tantissime, però non vogliamo fare un video troppo lungo, magari lo rifacciamo poi, vero amore? Ok. Ti piacerebbe prendere un nuovo animale? Crystal te lo sta chiedendo. Un animale in casa, oltre a il gattino. Ti ricordi che tempo fa mi avevi detto che avresti voluto un cagnolino piccolo? Come si chiamano quei cagnolini piccoli? Chihuahua. Il chihuahua, sì, però. Quanto ti piacciono i chihuahua? Tanto. Allora, dovete sapere che lei ha la passione dei chihuahua. Però direi che Oreo basta per ora, eh. Siamo già tanti in casa. Serena che sta chiedendo, Elena, ti piace più leggere o guardare i cartoni? Leggere. Leggere? Ah, io pensavo anche i cartoni. Bene. Sì, a lei piace leggere, si legge tutti i libri che abbiamo, veramente. E che, allora, facciamo ancora una domanda, poi ci fermiamo. Ok. Qual è il colore dei vestiti che preferisci? La Lucy. Allora, prova a immaginare un bel vestito che indossi. Che colore ti piacerebbe che fosse quel vestito? Azzurro? Ah, tipo un po' Cenerentola? Bello. Ok. Chiudo con questo bellissimo messaggio che ti manda Elisa, e che salutiamo. Grazie Elisa, salutala anche tu. Ciao. Sorridi sempre e resta così coraggiosa come sei. Elisa. Elisa. Resta così coraggiosa come sei, perché sei davvero coraggiosa. Ok? Salutiamo tutti. Faremo sicuramente un altro video con le domande. E ora ci fermiamo qua. E se avete dei commenti, delle cose da dirci, scrivetelo sotto al video. Salutiamo, al prossimo. Dillo te che sei più forte, dai, dillo. Al prossimo video. Al prossimo. Baci.